Diretta dallo stadio Nicola Cerabolo per la sfida tra Catanzaro e Juve Stabia, va al campo con la conferma di Stoppe Panico ai lati di Evacuo, che parte titolare al posto di Eusepi. Subito Evacuo col destro, palla che sfiora la porta alla sinistra, viene a giocare da questa parte, il cross all'interno dell'area di rigore e poi c'è la chiusura da parte di Martinelli, con Evacuo che non è arrivato in tempo per la conclusione, che si stacca per andare comunque in pressione su Evacuo, che riesce a girare il pallone, palla che filtra su Caldore, il cross morbido sul secondo palo, arriva Panico, incredibile, palla fuori di un nulla, il lascia giocare l'arbitro per la regola del vantaggio. Berardocco in mezzo al traffico trova libero Scaccabarozzi, che prende campo sulla sinistra, movimento di Panico all'interno dell'area di rigore, palla che passa all'anticipo su Branduani, palla fuori, resta il punteggio ovviamente di 0-0. Van de Putte su Bombaggi, che evita il ritorno su di lui di Scaccabarozzi. Bombaggi col destro, era quasi arrivata la scossa, l'ha provata da Carlini, la finta di Carlini che alla fine opta per Rolando, uno contro uno con Rizzo, Rolando, palla tesa a Carlini, incredibile cosa viaggiare Porcino, che ha un po' di campo, va al cross, palla che arriva in zona Cianci, chiede un tocco irregolare con le mani, protesta Cianci, lascia giocare l'arbitro, pallone adesso tenuto in campo di fare il belga. Cross sul secondo palo, la palla arriva in zona Bombaggi! Bombaggi 1-0 per il Catanzaro! Si sblocca il match! Il primo gol in maglia giallorossa di Francesco Bombaggi, Catanzaro 1, Juve Stabia 0. Anticipato secco dall'intervento di Guarracino appena entrato in campo, subito aggressivo il 17, il cross Giuseppi, che parata di Branduani e poi alle spalle di tutti arriva il pareggio della Juve Stabia, esplode la panchina delle Vespe, incredibile, immediato il Curiale col petto per Carlini, che prova a prendere il tempo su Caldore, allarga il gioco su Van de Putte, che prova a saltare Donati, il cross Cianci anticipato, la palla resta lì, Bombaggi, conclusione deviata, Curiale la tiene in campo e la restituisce di fatto al estremo difensore della Heim in questa sfida. Lo scambio con Squizzato che va al cross, occhio perché la palla passa, Bentivegna prova a piazzarla, non trova il 7 per pochissimo. Caldore che aveva preso nettamente posizione, fischia tre volte il signor Maranesi, dice che può bastare così, dopo 5 minuti di recupero finisce 1-1 tra Catanzaro e Juve Stabia, ancora un pareggio qui al Ceravolo tra queste due squadre, la Juve Stabia che ha meritato assolutamente almeno questo punto, Catanzaro che era riuscito a sbloccare